Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di eximhardware.com. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione le nuove Cooler Master MH670, un headset da gaming di tipo wireless con possibilità di utilizzarlo anche in modalità cablata. Partendo dalla confezione possiamo osservare l'immagine ostativa delle cuffie, il modello delle cuffie MH sta per Master Headset, quindi la serie di headset ultima generazione di Cooler Master, e nella parte destra troviamo alcuni loghi che ci ricordano la tipologia di collegamento, quindi wireless 2.4 GHz grazie a un dongle di tipo USB, compatibilità a multipiattaforma PC, notebooks, Xbox One S, PS4, PS4 Pro, quindi massima compatibilità, comfort di lunga durata e dei controlli direttamente sulle cuffie per agevolare appunto l'utilizzo delle stesse. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa delle cuffie dove ci mostra anche il dongle di tipo USB e il microfono omnidirezionale di tipo flessibile jack 3,5 mm che adesso vedremo nel video unboxing. Per quanto riguarda altre informazioni, troviamo qualcosa nei lati della confezione e nient'altro. All'interno della confezione stessa troviamo una quick start guide classica, una sacca in velluto per il trasporto delle cuffie con il relativo bundle. Troviamo un cavo rivestito in treccia di tessuto jack 3,5 mm in ambo i lati, con entrambi i connettori sono placcati oro. Troviamo il microfono, come dicevamo, omnidirezionale jack 3,5 mm, sempre placcato oro di tipo flessibile. Mettiamo un attimo da parte. A seguire troviamo il cavo di ricarica per le cuffie. Da un lato troviamo il classico connettore USB e dall'altro troviamo il connettore micro USB. Entrambi i connettori, anche in questo caso, sono placcati oro, cavo rivestito in treccia di tessuto. A seguire troviamo il dongle di tipo USB per il collegamento in modalità wireless delle cuffie, abbastanza minimale. Se non andiamo errati, qui è presente una sorta di LED che indicherà lo stato di attivazione del collegamento. Vedremo meglio durante i nostri test delle cuffie. A seguire troviamo un connettore AL 90 gradi di USB Type-C con connettore USB 3.0 classico per utilizzare le cuffie con dispositivi dotati appunto di questa uscita collegamento. Infine troviamo le cuffie stesse che sono le Cooler Master MH670. Come possiamo osservare, il design delle cuffie è molto elegante, colorazione scura, una struttura in alluminio che ci permetterà una ottima flessibilità e anche un ottimo comfort, o comfort dato anche da una headband che nella parte interna è dotata di un rivestimento abbastanza spesso e morbido, con un rivestimento in similpelle e copelle. Struttura esterna della headband in plastica con una finitura opaca, non troviamo alcuna serigrafia logo presente. Possibilità di regolare l'ampiezza delle cuffie grazie a questi slider classici degli headset da gaming per agevolare la calzata e il comfort. Spostandoci nei padiglioni esterni possiamo osservare un design molto classico, caratterizzato solo dal logo stilizzato all'interno, diciamo, della struttura in plastica del padiglione di colore grigio scuro che contrasta molto bene la colorazione nera. Come possiamo osservare, entrambi i padiglioni hanno la possibilità di questo gioco laterale, la possibilità di essere ruotati in modo da riporli o eventualmente calzarli meglio. Quindi questo comunque agevola il comfort a seconda della grandezza della testa della singola persona. Come dicevamo, troviamo anche i controlli direttamente su ambi i padiglioni. Nel padiglione di sinistra troviamo la regolazione del volume, un tasto per l'attivazione e disattivazione on the fly del microfono, l'ingresso jack 3,5 mm per collegare le cuffie in modalità cablata, l'ingresso sempre jack 3,5 mm per inserire il microfono. Adesso andiamo a effettuare l'inserimento. Diciamo, la forma è obbligata, quindi non abbiamo possibilità di sbagliare.
Ed ecco come si presentano le MH670 dotate anche del relativo microfono di tipo flessibile, quindi lo possiamo portare sulla bocca essendo un microfono omnidirezionale, quindi la parte che capterà la nostra voce è presente nella parte interna dell'asse del microfono. Nel padiglione di destra troviamo invece il tasto per l'accensione e spegnimento delle cuffie, l'ingresso per la ricarica di tipo micro USB e il tasto per l'attivazione e disattivazione on the fly del suono 7.1 surround. Passando ai padiglioni interni, possiamo osservare l'imbottitura adeguata con rivestimento in ecopelle similpelle dei padiglioni. Troviamo internamente, diciamo, il verso dei padiglioni e quindi come calzare le cuffie di qua a destra, ovviamente di qua a sinistra, e troviamo dei driver da 50 mm all'interno di questa struttura che sono come al solito al neodimio. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximadio.com, dove troverete come sempre la recensione scritta che trovate sempre in descrizione di ogni video unboxing e dove troverete anche immagini dettagliate del prodotto, considerazioni e test. Vi invitiamo sempre a lasciare un like ad ogni video unboxing, a iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessun video unboxing e per farci crescere e garantire la possibilità di portare sempre nuovi contenuti, nuovi prodotti appena usciti sul mercato. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.